Mister, alla vigilia della sfida con la Palmese, gara sicuramente da non sottovalutare contro un ammazzagrandi, le prime tre della classe hanno strappato solo 3 punti contro la Palmese, che avversario si attende domani? Una partita difficile come lo sono tutte contro una squadra, insomma, che è una buona squadra, lo sappiamo, e quindi ci vorrà una grande nocerina per vincere la partita, siamo consapevoli di questo, abbiamo lavorato per cercare questo e quindi domenica metteremo in campo anima, cuore, voglia, grinta, coraggio e tutto quello che c'è per cercare di vincere la partita. Domenica scorsa con il Faiano 3 punti importanti, andando ad analizzare il bicchiere mezzo vuoto, probabilmente un po' di frenesia e troppa imprecisione sotto porta, sono questi i limiti che vanno migliorati? Beh, quando una squadra è costretta a vincere, rincorre, è chiaro che bisogna eliminare queste concessioni mentali all'avversario, però io devo dire che comunque c'è stata una grandissima reazione al gol del pareggio loro e se non avessimo fatto gol su quell'evoluzione del calcio d'angolo probabilmente l'avremmo trovato dopo il gol, fermo restando che anche prima però abbiamo dilapidato tanto, però obiettivamente la squadra ha fatto quello che doveva fare contro un avversario di spessore, mi sembra che in casa in campionato non avevano perso neanche una partita, quindi complimenti a questi ragazzi, però fa parte del passato, ora c'è la Palmese davanti a noi. Rosa al gran completo, rientra Di Pietro dalla squalifica, scelte di formazione forse anche in virtù del fatto che ci saranno 3 gare nell'ultima settimana, la semifinale di Coppa Italia di ritorno, poi la sfida contro il Sorrento. Sì, però c'è una gara prima delle altre due che è quella con la Palmese, pur sapendo che poi ce ne saranno altre 2 successive, quindi adesso cercheremo di mettere in campo una formazione che possa garantirci insomma, il nostro obiettivo, che è chiaramente quello di vincere la partita, poi dopo andremo a pensare alle successive 2, la squadra sta bene e adesso diamo la parola al campo. Ecco, dando un occhio all'elenco dei diffidati, risultano i 2 difensori centrali, Cacace e Cuomo, entrambi al terzo provvedimento disciplinare, quindi in caso di ammonizione scatterebbe squalifica. Potrebbe essere questo un input per farle fare qualche scelta diversa in quella zona del campo? Ma sono consapevole del fatto che sono entrambi diffidati, però bisogna cercare di vincere questa partita con tutti gli effettivi che abbiamo, cioè io non credo che se tieni a riposo uno ti rimane sempre diffidato, prima o poi una squalifica la devono prendere, l'importante è che magari non la prendano tutte e 2 insieme, no? Però insomma io dico che è una partita difficile da giocare veramente con tutti gli effettivi della rosa, anche la gente che andrà in tribuna, perché poi verrà utile magari per la partita successiva. Il suo collega Soviero sarà squalificato, quindi un po' di show tra virgolette in campo mancherà, però sarà comunque una Palmese agguerrita che rispecchierà il carattere del suo allenatore. Beh, certamente sì. Certamente una Palmese agguerrita che troverà una nocerina agguerrita.